Dopo 2 anni e mezzo da quando fu portata nei laboratori dell'opificio delle pietre dure per il restauro, la porta nord del battistero di Firenze è stata trasportata la scorsa notte nella sua destinazione finale, il nuovo Museo dell'Opera del Duomo a Firenze, che aprirà al pubblico il 29 ottobre. La porta è stata trasferita con un trasporto davvero eccezionale. Sono stati necessari 2 viaggi, uno per ogni anta, del peso di 4 tonnellate, a cui va aggiunto quello delle gabbie metalliche progettate per sostenerle e proteggerle, per un totale di circa 7 tonnellate a viaggio. Restaurata per la prima volta dopo 600 anni dalla sua realizzazione, l'intervento sulla porta nord ha ottenuto dei risultati eccezionali al di là di ogni aspettativa. Sotto lo sporco e le incrostazioni superficiali di secoli è riemersa la splendida doratura originale presente nei rilievi scultorei delle 28 formelle, nelle testine di profeti e sibille, nel bellissimo fregio a motivi vegetali brulicante di piccoli animali. Diretto ed eseguito dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze su incarico dell'Opera di Santa Maria del Fiore, il restauro e la realizzazione di una replica eseguita d'arte che andrà a sostituire l'originale sul battistero per motivi di conservazione sono stati interamente finanziati con fondi privati, messi a disposizione dalla stessa Opera di Santa Maria del Fiore e dalla Guild of the Dome Association, di cui fanno parte imprenditori di tutto il mondo.